Se sentite dei rumori durante il video, non è niente, in casa non ci sono i fantasmi, è che fuori è iniziato a diluviare. Ciao a tutti viaggiatori, bentornati su Sam's Travel Vlog. Oggi, dato che è domenica, volevo portarvi un video un pochino più interessante, ma penso che l'argomento di oggi potrà comunque interessare a molti, perché il video di oggi non era programmato. Infatti è un video non proprio dell'ultimo minuto, ma quasi, perché è una notizia fresca fresca appena uscita, e cioè che Ryanair ha cambiato di nuovo le sue politiche dei bagagli. Questo cambiamento improvviso ha destato abbastanza scompiglio tra i viaggiatori, tra chi ha già prenotato un biglietto, tra chi lo sta per prenotare, anche perché le regole non sono state proprio capite da tutti. Quindi ho pensato di fare questo video per chiarirvi un po' la situazione e spero vi potrà essere utile se state per comprare o viaggerete a breve con un biglietto Ryanair. La vera domanda è: cosa cambia e da quando cambia? Finora, lo saprete tutti, le regole di Ryanair sono state, almeno a partire da circa 2013-2014, il fatto che il passeggero poteva portare in cabina due bagagli a mano, uno più grande, delle dimensioni massime di 55x40x20, e uno un pochino più piccolo, delle dimensioni di 35x20x20. Poteva essere o una borsetta per le donne, o una borsa da computer, uno zainetto per le macchine fotografiche professionali, insomma una borsa più piccola. Mentre per il bagaglio da stiva, che era da prendere a parte durante la prenotazione o dopo, il bagaglio costava 35 euro e aveva una franchigia massima di 15 kg. Ma adesso, a partire dal 1 novembre prossimo, quindi fra neanche due mesi, entrano in vigore le nuove regole Ryanair, che sono queste. Le dimensioni per i bagagli della cabina non cambiano, sono sempre quelle. Però da ora in avanti sarà possibile portare all'interno della cabina, ossia da riporre nella cappelliera, un solo bagaglio tra i due, il più piccolo. Il secondo, per un problema di spazio, sarà di fisso fatto imbarcare. Questo però non comporterà alcun costo al passeggero, se ovviamente il secondo bagaglio, che è quello che normalmente si porta in cabina, sarà nelle dimensioni e nel peso corrispondente alle regole di Ryanair. Esempio: se io dal 1 novembre viaggio con il mio trolley, che è all'interno delle dimensioni da cabina, e la borsa del mio laptop, io arrivo al check-in, mi fanno passare la borsa del laptop, mentre il mio trolley non posso portarlo in cabina, ma verrà stivato. Però, dato che è dentro nelle dimensioni previste da Ryanair, io non pagherò un euro. Questo ovviamente non piace a chi viaggia magari con lo zaino delle dimensioni esatte e che dice: ok, però io durante il volo il mio bagaglio lo voglio con me. E la compagnia irlandese si è giustificata in un certo senso, dicendo che questa operazione costerà alla compagnia stessa qualcosa come 50 milioni di euro, che sono una cifra esorbitante, però è stata ritenuta necessaria in quanto solo nel mese di agosto il 97% dei passeggeri di Ryanair non ha stivato il proprio bagaglio, ma ha viaggiato solo portandosi il proprio bagaglio nella cappelliera. Però questo ovviamente continua a provocare disagi, perché se siamo in 200 su un aereo e 190 vogliono mettere il proprio bagaglio nelle cappelliere sopra i posti, ovviamente il posto per tutti non c'è, e il dover ritrasferire i bagagli dalla cabina alla stiva provoca ritardi e quindi non un buon riscontro alla compagnia, perché se ovviamente la compagnia ha i voli sempre in ritardo non ci fa proprio una bella figura. E quindi questa operazione dovrebbe eliminare completamente i ritardi dovuti lo spostamento dei bagagli dalla cabina alla stiva. Ma non c'è solo questo, infatti Ryanair ha introdotto un'altra novità per incoraggiare da subito chi sta prenotando un biglietto a comprare direttamente il bagaglio da stiva incluso. Cioè, ha diminuito il costo dei bagagli da stiva da 35 a 25 euro per renderli più convenienti, e non solo, ha anche alzato la franchigia da 15 a 20 kg, che devo dire non è male per chi deve imbarcare il bagaglio. Però Ryanair, capendo che ovviamente questa novità può dare fastidio a qualcuno, offre ancora la possibilità di mantenere le regole per il bagaglio che si sono mantenute finora. Come si può fare? È semplice, basta comprare l'imbarco prioritario quando si acquista il biglietto. È una clausola dal sovrapprezzo di 5 euro in fase di prenotazione, oppure 6 euro fino a un'ora o due ore prima del volo. E questo permette a chi ha l'imbarco prioritario ovviamente di salire prima in aereo e di portare sempre entrambi i colli in cabina con voi. Non
non solo, il vantaggio del doppio bagaglio in cabina resta anche per chiunque acquisti un biglietto con le tariffe Plus, Flexi Plus, Family Plus e altre che trovate scritte sul sito di Ryanair. Ma da quand'è che avverranno questi cambiamenti? Come vi ho detto, dal 1 novembre 2017. E questa data è un cambiamento per tutti, indipendentemente da quando si è prenotato il biglietto. Faccio un esempio: se io prenoto oggi un volo per il 15 di ottobre, che tra l'altro è anche il mio compleanno, continuo a viaggiare con i miei due colli in cabina, non ci sono cambiamenti. Se io invece oggi ho già prenotato un volo, mettiamo per il 3 di novembre, che è dopo la data di scadenza, nonostante io l'abbia già prenotato, valgono le nuove regole di Ryanair. In ogni caso, per maggiori informazioni chiamate il centro assistenza Ryanair o andate sul loro sito, del quale vi lascio ovviamente il link in descrizione. Bene, questo era il video, spero vi sia piaciuto, spero soprattutto che sia utile, in quanto so che una marea di gente vola con Ryanair, io stesso volo tantissimo con Ryanair, e questo cambiamento, non avendo voli in programma, non ho ancora capito se mi può essere comodo o non comodo. Di certo anche io sono uno di quelli che quando viaggio in aereo preferisco avere il mio zaino vicino a me. Però dall'altro lato capisco anche la compagnia quando dice che il continuo spostare bagagli cabina estiva provoca ritardi. E voi cosa ne pensate? Siete contenti di questo cambiamento o non vi piace tanto? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale. E noi ci rivediamo mercoledì con un nuovo capitolo di Sam negli Stati Uniti. Ciao! Spero che il video vi sia piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche premendo sulla campanella qui sotto. Seguite Sam's Travel Vlog anche su Facebook, Instagram e Twitter. Per il resto, se vi va, potete seguire anche me ai miei profili personali. È tutto completamente a vostro rischio, trovate gli ad qui a lato e tutti i link in descrizione.